appunto perché se pensate bene l'opera, l'opera girotonda è del regista, non è del compositore. Il compositore dà una mano, aiuta il film nella parte che non si vede e che non si ascolta negli audio. Il compositore è un terzo autore di cui nessuno sa, ma è importante, ma diventa un aiuto importante a interpretare per il pubblico, un aiuto importante per capire tutto, interpretando la parte astratta della storia, dei sentimenti degli interpreti, degli attori. Quindi il compositore è un compito difficilissimo, secondo me. Con qualcuno è stato più facile, perché abbiamo usato, fatto in una maniera diversa. Il problema è che i pezzi, il regista, può decidere che non vanno bene, anche se vanno benissimo. Dipende dalla sua cultura musicale. Il regista può essere bravissimo, ma musicalmente un po' debole. Quindi ci vuole un'intesa enorme dal compositore e il regista. Noi abbiamo raggiunto questa possibilità. Lui capisce ancora quello che mi dico e lui io capisco ancora quello che mi dice e quello che mi chiede. Qualche volta con altri registi non è stato così e quindi molti registi credo, immagino che alla fine della registrazione del film, voi sapete che il film non sapete anzi, che il film esce 10 giorni dopo la registrazione della musica, esce dopo molti giorni. Quindi non c'è possibilità di correggere la musica, il regista non ha possibilità. Una volta mi ricordo questa campanile, che non veniva la registrazione della musica. Io dico, scusa, Pasquale, ma perché tu non vieni? Ma devi venire, io non faccio niente con te, se tu vieni a trovare. Ma che venga a fare? Ormai tu, dopo che l'hai scritta, e io non posso fare. È finita. Ma questo è gravissimo per me. È molto sicuro il compito del compositore nel cinema. Quindi lo affermo, vorrei che non dovesse presente sempre. Perché è l'ultimo che arriva. E il regista, quello che porta l'autore, se lo deve vedere in qualche maniera. Lo deve subire qualche volta. È fantastico quando il regista invece è sempre veramente contento e lo dice. Io ho lavorato con il regista che per tutto il film non mi dicevo niente. E io, quando non dice niente il regista, non mi fa male. Quindi qualche regista non dice niente, c'è un regista francese, quello è quello che ho incontrato a Ginevra, no? In Svizzera per un premio. Beh, il regista francese con cui ho lavorato, l'ho incontrato. No, spagnolo. Almodoro. Dopo mesi o anni, eravamo insieme, lui non ha detto nulla durante la registrazione. Io in questo luogo dove abbiamo ricevuto tutti e due dei premi, io davanti, scusa, ma stavo qui che ho fatto per te, per questo qui, ti è piaciuto qui, sì, ti è piaciuto moltissimo. Ma io non ho detto nulla, quindi è per nulla. Non ho detto mai nulla durante la registrazione. La musica credo che sia ancora. Il film qual era? Lega. Che è un bellissimo film, bellissimo, dove abbiamo fatto una buona musica, ma lui non parlava. E io ero scoraggiato, quasi disperato. Così capita, quando il regista non dice nulla, non dà il suo parere al compositore che ha scritto le musiche.
Io faccio tutto per fare le mie prese. Quando ci riesco, lo faccio.